KO Radio. Siete pronti? Salite a bordo. Destinazione altrove, un'ora alla deriva con Massimo Colazzo, qui sulle frequenze web di RKO. La nostra sigla di testa, toujours, Synapson. J'avais presque oublié du port de Syracuse et des corps libérés. La lumière qui. Oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica, auguri a tutti. Copertina ocra, come il sole sulle sempre stupefacenti architetture di Lecce. Beh, oggi apriamo con un po' di fatti miei, in questa giornata di semi-libertà. Retrouver le déluge. De l'ivresse et la danse. E sono finalmente uscito, udite, udite, per mangiare fuori. Tra l'altro in deliziosa compagnia. Ciao Imma, Maria Rita e Paola. E buon compleanno, Marilina. Ragazzi, è stata un'esperienza mistica. Un godimento inenarrabile. Grazie all'amico chef Andrea e al suo a passo d'uomo, ad un passo appunto dal magnifico Duomo di Lecce. Beh, se capitate a Lecce, prima venite a mangiare qui, poi fate tutto il resto. Con noi c'è anche Cartesio, che questa sera non rimarrà deluso perché parleremo di gatti anche, tra le altre cose. Ciao Cartesio. Donne-moi du corps, donne-moi du vin, donne-moi la mort, donne-moi ton sein, donne-moi la recette, donne-moi l'amour, donne-moi la fête, donne-moi toujours, donne-moi du corps, donne-moi du vin, donne-moi la mort, donne-moi ton sein, donne-moi la recette, donne-moi l'amour, donne-moi la fête, donne-moi toujours. Eviterò compagnia ancora per pochissimo in questo mese di giugno e poi ci lasceremo per l'estate, ma non è escluso che ci rivedremo con qualche speciale. Magari incontrando qualcuno dei protagonisti di RKO, come il mio fratellone Nabil. E cominciamo subito. Dalla perfida Albione, la mia corrispondente da Londra, Francesca, che saluto, mi manda una storia bellissima. Uno scalpitar frequente e vigoroso di cavalli. Uno schioccar di fruste. Un tintinnir di sonagli. E poi uno svolazzar di ricche livree, un accorrer di valletti, uno scoppio prolungato di applausi, di grida festose, ed ecco il conte di Cagliostro. L'occhio scintillante, la larga e bruna faccia avvivata da un sorriso di beatitudine e insieme di nobile fierezza, scendere dalla carrozza in mezzo alla folla dei suoi ammiratori, dei suoi clienti, dei suoi seguaci. Chi è mai Cagliostro? Donde viene? Che insegna? Non glielo domandate, vi risponderà col sibillino sum qui sum, che vi lascerà insoddisfatti e ancora più curiosi. Ma se prestate orecchio alla fama che lo precede con le sue risonanti trombe, voi udirete la più strana e fantasiosa leggenda. Egli nacque in Oriente, in quell'Oriente misterioso ove videro la luce Cristo e i profeti, e Maometto ed il saggio Gotamo, Buddha. Da chi? Non può dirlo, ma senza dubbio, principi di nobilissimo sangue furono i suoi genitori.
non si sa proprio quando. Ma certo, conobbe Cristo e assisté alle nozze di Canaan. Tutto egli sa, poco insegna, ma medica e guarisce i malati, gli storpi, ridona la vista ai ciechi, ai sordi l'udito, ai pazzi la saviezza. Viene dall'Oriente e va dovunque v'è bisogno di lui a recarvi la parola di verità, a porger quella del conforto ai miseri, a convincere gli increduli. Vedete, ascoltate, ma non interrogate. Egli, come Cristo agli inviati del Battista, risponderà: andate e riferite quello che avete udito e veduto. Ciechi vedono, gli storpi camminano, i lebbrosi guariscono, i sordi odono, i morti resuscitano. Uno dei suoi innumerevoli ammiratori, il Laborde, in una delle sue Lettres sur la Suisse del 1781, scrive: quest'uomo singolare, stupefacente, ammirevole per la sua condotta e per le sue vaste conoscenze, è arrivato da 6 o 7 giorni dalla Russia e pare voglia stabilirsi a Strasburgo. Sa quasi tutte le lingue dell'Europa e dell'Asia. La sua eloquenza sorprende e rapisce. A 500 o 600 anni possiede la pietra filosofale e la medicina universale. Egli era nato senza fortuna da una famiglia oscura in una vile religione, dice un'anonima pubblicazione. Quest'uomo, che si sospetta sposato ad una silfide, scrive il Labart nella sua lettera all'archeologo Seguier, è di razza giudea e arabo di origine. Secondo Madame Lamotte, il suo vero nome sarebbe Tisho. Nato a Napoli da un cocchiere, avrebbe, tra le altre cose, fatto per un po' di tempo il parrucchiere e anche il servitore. Ho conosciuto a San Pietroburgo, postilla un traduttore del compendio, degli italiani di tutte le parti d'Italia che sono stati curiosi di conversare con Cagliostro per cercare di scoprire dal suo accento e dalle sue parole quale potesse essere la sua patria, e tutti hanno trovato che il suo linguaggio non rassomigliava a nessun dialetto d'Italia, ma che aveva moltissime somiglianze col gergo dei giudei d'Italia, anzi assicuravano che era giudeo. Si è rivelato, scriveva nel settembre del 1785 il nuovo postiglione di Venezia, il conte Cagliostro, essere un ebreo portoghese che circa 20 anni fa, essendo ad Alessandria in tempo d'orribile peste, ereditò ricchezze immense da ebrei che medicava. Secondo alcuni, una sera, mentre era a passeggio seguito da una turba di ammiratori, Cagliostro si sarebbe arrestato d'un tratto innanzi a un crocifisso, dicendosi colpito dalla sua perfetta rassomiglianza all'originale. E a chi sbalordito gli chiedeva se dunque egli aveva conosciuto il Cristo di persona, nel tono più naturale avrebbe risposto che non solo lo aveva conosciuto, ma che era stato dei suoi intimi e che gli aveva predetta la sua triste fine. E volto al servitore che lo seguiva a breve distanza: ti ricordi tu di quella sera in cui fu crocifisso Cristo? Il Signore dimentica che io sono al suo servizio da 1500 anni. Non meno impressionante di questo è il fatto raccontato dal marchese di Luché nei suoi Mémoires authentiques del 1785, del famoso Banchetto dei Morti, durante il quale, alla presenza di Cagliostro, si manifestarono Montesquieu, D'Alembert, Diderot e Voltaire. Ecco dunque che la leggenda andò formandosi. Ma
mago senza tempo, viaggiatore della storia. Alessandro Conte di Cagliostro affascinò gazzettieri, commediografi, poeti e scrittori, da Goethe a Schiller, all'inesauribile di un padre che fece dell'avventuriero italiano un essere straordinario e gli diede, con la sua opera, Cagliostro, il dono dell'immortalità. Questa bellissima storia, suggeritemi da Francesca, è tratta da Cagliostro nella storia e nella leggenda di Enzo Petraccone, 1919. Destinazione altrove, RKO. Il brano Dleyaman, Balmar Codes. Un po' di tempo fa battezzai un gatto nero bellissimo, che adesso non c'è più, Cagliostro appunto. Bess Svensson, Scarecrow, Spaventapasseri. E parliamo della irresistibile attrazione dei gatti per le scatole. I gatti sono una delle altre specie animali con cui abbiamo più a che fare, ma nonostante questo ci sono molti aspetti del loro comportamento che ancora non ci spieghiamo bene. Ad esempio, quello che li porta ad entrare dentro a qualsiasi scatola o oggetto simile gli si ponga davanti. Con alcuni gatti succede anche nel caso in cui la scatola in questione sia troppo piccola per contenerli interamente. Oppure bidimensionale, cioè solo un contorno tracciato su un pavimento. Come avevano dimostrato molte fotografie condivise sui social nel 2017 con l'hashtag CatSquare. A day late in an evening show. Sono state fatte alcune ipotesi sul perché i gatti amino stare dentro le scatole. La prima è quella che più facilmente può ipotizzare anche chi non è esperto di comportamento animale. I gatti sono predatori, ma sono anche animali di dimensioni ridotte che possono essere mangiati da animali più grossi e quindi sono interessati a tutto ciò che può far comodo per nascondersi e preparare un agguato o nascondersi e aspettare che una minaccia si allontani. Le scatole sarebbero dunque una versione domestica dei buchi nel terreno e altri anfratti naturali che gli antenati selvatici dei gatti usavano per attaccare o difendersi. Gli etologi, cioè gli studiosi del comportamento animale, hanno però preso in considerazione anche altre possibilità. Ad esempio, che i gatti provino sensazioni piacevoli quando percepiscono una pressione lungo i fianchi. Secondo Nicholas Dodman della Tufts University, che insieme alla nota zoologa Temple Grandin ha studiato la produzione di endorfine in alcuni animali quando li si circonda gentilmente con qualcosa, una specie di versione animale degli abbracci, stando in una scatola, i gatti provano sensazioni simili a quelle di quando erano cuccioli e venivano trattenuti dalle madri o si trovavano stretti tra i loro fratelli. Sono stati fatti vari studi che suggeriscono che i gatti usino le scatole come forma di sollievo quando si trovano in situazioni di disagio. Ad esempio, uno studio del 2014, pubblicato sulla rivista scientifica Applied Animal Behavior Science e realizzato osservando una ventina di gatti di un gattile olandese, dice che gli animali che al loro arrivo al gattile, un luogo per loro sconosciuto e dunque poco rassicurante, ricevono una scatola in cui nascondersi, sono meno stressati degli altri. I gatti con la scatola inoltre si adattano più velocemente al nuovo ambiente, prendendo confidenza con gli spazi e con le persone che lavorano o visitano il gattile molto più in fretta.
Infine, un'altra ipotesi che è stata fatta per spiegare l'interesse dei gatti per le scatole riguarda la temperatura a cui si trovano meglio. È stato stimato che l'intervallo in cui i gatti riescono a mantenere la propria temperatura corporea costante con il minimo dispendio energetico è compreso tra i 30 e i 36 gradi. È per questo che i gatti apprezzano stare vicino a fonti di calore come i termosifoni e i corpi umani, oltre che distesi al sole. E per la stessa ragione forse apprezzano le scatole di cartone e altri oggetti che possono contenerli compattamente, circondando gran parte del proprio corpo con un oggetto, specialmente se di un materiale isolante, riescono a conservare meglio il calore prodotto dal corpo. Né l'ipotesi sulla temperatura né quelle sull'endorfina e sull'uso delle scatole come rifugio e postazione per agguati spiegano però come mai alcuni gatti sembrino apprezzare le scatole bidimensionali. Secondo Dodman, le scatole virtuali non funzionano bene quanto quelle reali, ma almeno sono una rappresentazione di ciò che potrebbe essere se solo ci fosse una vera scatola in cui accoccolarsi, e potrebbero dare una qualche sorta di senso di sicurezza e di comodità psicosomatica. Un recente esperimento ha indagato su questo comportamento dei gatti, complicando ancora di più le cose, cioè osservando gli animali mentre avevano a che fare non solo con scatole bidimensionali, ma con scatole bidimensionali illusorie. L'esperimento, i cui risultati sono stati pubblicati sempre su Applied Animal Behavior Science, è stato fatto da Gabriella Smith, una biologa che studia le capacità cognitive degli animali al Thinking Dog Center del Hunter College di New York. Colpita da una conferenza sulle reazioni dei cani alle illusioni ottiche, Smith ha cercato di capire se l'attrazione dei gatti per le scatole valesse anche per le illusioni ottiche, cioè per forme bidimensionali che, pur non avendo un contorno, appaiono come tali agli occhi umani e forse anche a quelli felini. Per la precisione, Smith ha sottoposto ai gatti partecipanti all'esperimento un quadrato di canizza, che si ottiene disponendo su un piano quattro forme simili a Pac-Man, cerchi senza uno spicchio. I gatti che hanno partecipato all'esperimento vivono con persone che usano Twitter. Smith le ha contattate proprio attraverso il social network e ha proposto loro di usare carta e forbici per creare dei quadrati di canizza e poi filmare le reazioni dei propri gatti alle illusioni ottiche. Per avere un metro di paragone, le osservazioni dovevano avvenire anche in presenza di un vero e proprio quadrato e di quattro Pac-Man disposti in modo da non creare nessuna illusione ottica. Per evitare di influenzare i gatti, ai loro umani era chiesto di indossare degli occhiali da sole durante i test, per non dare dei suggerimenti con lo sguardo. Le osservazioni richieste dall'esperimento dovevano svolgersi nell'arco di 6 giorni. Per questo, delle 560 coppie di persone e gatti inizialmente arruolate, solo 30 hanno portato a termine l'esperimento. È un rischio degli studi di scienza partecipata. Dei 30 gatti, 9 hanno scelto di sedersi su almeno una delle forme disposte sul pavimento. In 8 occasioni è successo che un gatto scegliesse di sedersi sul quadrato vero e proprio, in 7 sull'illusione ottica. Solo un gatto e in un'unica occasione si è seduto sui Pac-Man che non formavano un quadrato. Questi risultati hanno portato Smith e i suoi colleghi a ipotizzare che i gatti, come le persone, vedono l'illusione ottica e la ritengono un quadrato interessante quanto quelli veri e propri. Sono insomma sensibili ai contorni in modo simile alle persone e ad altri animali, e non è solo la presenza di qualcosa di nuovo nel loro ambiente a interessarli. Questa capacità ovviamente non ci dice nulla di più sul perché i gatti apprezzino le scatole e le forme bidimensionali che possono ricordarle. Michele Delgado, un esperto del comportamento felino intervistato dall'Atlantic, ha commentato l'esperimento ipotizzando che quando un gatto vede una forma bidimensionale che ricorda una scatola, abbia l'istinto di mettere alla prova la sua piattezza, verificare se sia davvero bidimensionale o se non sia invece una vera scatola, solo molto poco profonda. Per ora, comunque, è solo un'ipotesi.
un articolo del Post del 30 maggio. E un'altra amica della mia redazione inconsapevole, Ilenia, ha postato l'altro giorno degli stralci di Toccare, un libro di Federico Capitoni. Questo è un pezzo bellissimo. Il nostro corpo è sempre nudo, offerto, aperto, animale. Gli occhi hanno le palpebre. Posso tappare orecchi e naso, chiudere la bocca. Continuerò invece a sentire sulla superficie del mio corpo, sempre, finché sarò in vita. Il tatto è inevitabile. La pelle gioca il ruolo tattile principale, persino più del gesto, durante i rapporti sessuali. Considerato poi che non raramente si fa l'amore a occhi chiusi e con bassa luminosità. Rassembra chi gode un vantaggioso patto, toccar con gli occhi e rimirar col tatto. Fa cantare Giacinto Andrea Cicognini a Giasone nell'opera omonima musicata da Francesco Cavalli. L'orgasmo si raggiunge prevalentemente grazie al contatto, esercitato in maniera più o meno decisa, tra la pelle degli organi sessuali. Tutta la pelle diventa poi più ricettiva durante l'atto sessuale e pratiche che il più delle volte si riconoscerebbero come dolorose ed offensive, quali schiaffi, morsi e graffi, in occasione dell'ampresso si possono mostrare piacevoli, desiderabili. E così è inevitabile che sia la pelle, sfacciata a nudità, ad essere la superficie del peccato. Oggi che t'aspettavo non sei venuta. E la tua assenza, so quel che mi dice. La tua assenza che tumultuava nel vuoto che hai lasciato, come una stella. Dice che non vuoi amarmi. Quale un estivo temporale s'annuncia e poi s'allontana così, ti sei negata alla mia sete. L'amore sul nascere ha di questi improvvisi pentimenti. Silenziosamente ci siamo intesi. Amore. Amore. Come sempre, vorrei coprirti di fiori e di insulti. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu, moi, mon cher maître des rois. Et puis pas des petits. Des Hanovres. Era L'attesa di Vincenzo Cardarelli, 1948, il brano M. Eric di Zacca Pulco. E fra un po' ascolteremo The Architect, Old Mob Blues, dove vi proporrò un estratto piccolo, 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 piccolo da L'arte di amare di Eric Fromm. Ladies and gentlemen,
L'uomo, di qualsiasi età e civiltà, è messo di fronte alla soluzione di un eterno problema, il problema di come superare la solitudine. Esistono tre modi con cui l'uomo tenta di superare questo senso di solitudine: la sessualità, il conformismo e l'attività creativa. Nel primo caso il risultato è un sempre crescente senso di isolamento, poiché l'atto sessuale senza amore non riempie mai il baratro che divide due creature umane, se non in modo assolutamente momentaneo. La soluzione più frequente scelta dall'uomo è l'unione col gruppo. Se io sono uguale agli altri, sia nelle idee che nei costumi, non posso avere la sensazione di essere diverso. Sono salvo, salvo dal terrore della solitudine. L'unione ottenuta mediante il conformismo non è intensa né profonda, è superficiale e, poiché è il risultato della routine, è insufficiente a placare l'ansia della solitudine. Un terzo modo per raggiungere l'unione è l'attività creativa. Sia che il contadino coltivi il grano o il pittore dipinga un quadro, l'uomo si unisce col mondo nel processo di creazione. Questo tuttavia vale solo per il lavoro produttivo, per il lavoro nel quale io progetto, produco, vedo il risultato della mia fatica. Ma nel moderno processo di lavoro, il dipendente, anello di una catena senza fine, è un appendice della macchina o dell'organizzazione burocratica. Old Mob Blues, The Architect, qui a destinazione altrove su RKO, poi in podcast sulle maggiori piattaforme. E ora Revelation Dub, Cabagnac. Un amore felice è normale? È serio? È utile? Che se ne fa il mondo di due esseri che non vedono il mondo? Innalzati l'uno verso l'altro senza alcun merito, i primi qualunque tra un milione, ma convinti che doveva andare così, in premio di che? Di nulla. La luce giunge da nessun luogo. Perché proprio su questi e non su altri? Ciò offende la giustizia? Sì. Ciò offende i principi accumulati con cura? Butta giù la morale dal piedistallo? Sì. Infrange e butta giù. Guardate i due felici, se almeno dissimulassero un po', si fingessero depressi, confortando così gli amici. Sentite come ridono. È un insulto. In che lingua parlano? Comprensibile all'apparenza. E tutte quelle loro cerimonie, smancerie, quei bizzarri doveri reciproci che si inventano. Sembra un complotto contro l'umanità. È difficile immaginare dove si finirebbe se il loro esempio fosse imitabile. Su cosa potrebbero contare religioni, poesie? Di che ci si ricorderebbe? A che si rinuncerebbe? Chi vorrebbe restare più nel cerchio? Un amore felice.
ma è necessario. Il tatto e la ragione impongono di tacerne come d'uno scandalo nelle alte sfere della vita. Magnifici pargoli nascono senza il suo aiuto. Mai e poi mai riuscirebbe a popolare la terra. Capita in fondo di rado. Chi non conosce l'amore felice, dica pure che in nessun luogo esiste l'amore felice. Con tale fede gli sarà più lieve vivere e morire. Un amore felice, Wisława Szymborska. Revelation Dub Kabaniak. E ancora un dub strano, un'orchestra, Northeast Ska Orchestra, che incontra Wicked Dub Division e viene fuori questa cosa molto carina. E parliamo di tatuaggi. Perché sono permanenti? La spiegazione più comune quando si pensa alla permanenza dei tatuaggi si indirizza semplicemente all'inchiostro che, venendo inserito in uno strato di pelle sottocutaneo, non ne permette la fuoriuscita. In verità, le modalità che rendono un tatuaggio in grado di durare per sempre, a meno di una pratica per rimuoverlo, sono ben più complicate e riguardano il sistema immunitario umano. È proprio grazie a questo, infatti, che un tatuaggio non si sfalda nonostante tutte le cellule della pelle morte che si perdono ogni giorno. Ogni pigmento di inchiostro del tatuaggio viene trattenuto nel derma, uno strato della cute posto sotto l'epidermide, da un unico tipo di globulo bianco chiamato macrofago. Il nostro corpo quindi percepisce l'ago del tatuatore e l'inchiostro inserito come corpi estranei da limitare, dunque invia una grande quantità di macrofagi per combatterli e assorbirne i pigmenti, ma è proprio allora che entra in gioco un efficace programma di riciclaggio cellulare. Tutti i macrofagi, infatti, compresi quelli carichi di pigmenti per tatuaggi, non vivono a lungo come l'essere umano e quando muoiono, entro pochi anni, rilasciano nel derma i pigmenti che contengono. Successivamente questi vengono nuovamente assorbiti dai macrofagi vicini, permettendo al tatuaggio di durare permanentemente e, al massimo, di schiarirsi leggermente. Questo processo, se studiato ancora più approfonditamente, potrebbe aiutare a accelerare in maniera ulteriore le rimozioni dei tatuaggi, attuate mediante l'uccisione selettiva dei macrofagi e la frammentazione delle particelle di pigmento, in modo tale da facilitarne il trasporto nel sistema linfatico e quindi lo smaltimento. Mama, Wicked Dub Division meet Northeast Ska Jazz Orchestra. See your light, oh my sweet mother earth, let me shine. Let me see your colors, your big eyes. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime, oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime, oh mama. Flowers. Oh mama, your colors are
like the flower, gold like the sun, blue like the ocean, green like the forest, red like the heart, blue like the sky, red, gold and green. Green for the trees are green, yes. Red for the roses are red, yes. Red, gold and green, red, gold and green, red, gold and green. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime. Oh mama. Sigrid mi scrive in chat: ma che pezzo è questo bellissimo? Beh, questo pezzo, Sigrid, è Mama. Il performer sono Wicked Dub Division and Northeast Ska Jazz Orchestra. Qui a Destinazione Altrove. E ciao anche a Chiara ed Alberto che sono in ascolto, il team di Sensi. Ancora una nuova commistione, il prossimo brano, Balkan Beatbox. Balkan Beatbox, Dancing with the Moon. E vi leggerò un post di Filippo su Chi ha paura del buio, una pagina Facebook che vi ho consigliato più volte. Don't know where we're going, but I know I saw in your eyes my life growing to unite with you, and the time is going, us to age and tossing kids, but we still growing like we never knew. To have no definition, and our ammunition is to keep our love true. We chose to share a vision more than we envision. While this song is playing, I wanna dance with you. Ooh, ooh, ooh. Put on the record that we used to listen to when we found the truth. Ooh, ooh, ooh. A gold dance of memory. Sei per strada quando senti all'improvviso la sirena di un'ambulanza. Man mano che il veicolo si avvicina, senti che la frequenza della sirena aumenta finché non ti raggiunge, e poi la frequenza diminuisce gradualmente man mano che l'ambulanza si allontana. Questo in fisica si chiama effetto Doppler, dal nome del fisico austriaco Christian Andreas Doppler, che presentò la descrizione di questo fenomeno fisico esattamente 179 anni fa, il 25 maggio 1842. Nessuno lo fece prima perché prima non c'erano veicoli abbastanza veloci da rendere evidente questo fenomeno. L'effetto Doppler stabilisce che la frequenza percepita di un'onda emessa da una sorgente dipende dalla velocità relativa tra noi e la sorgente stessa. Se questa è in allontanamento, la frequenza diminuisce. Se è in avvicinamento, aumenta. Questo effetto è stato descritto da Doppler per le onde sonore, ma vale anche per le onde elettromagnetiche, cioè la luce.
Gli astronomi, per esempio, hanno a che fare con l'effetto Doppler continuamente. Se una galassia si sta allontanando da noi, la sua luce è spostata verso frequenze più basse, cioè verso il rosso. Mentre se è in avvicinamento, la sua luce è spostata verso frequenze più alte, verso il blu. È così che abbiamo scoperto che la galassia di Andromeda si sta avvicinando a noi. Le sue frequenze luminose caratteristiche sono sistematicamente più alte di quelle che ci si aspetterebbe. Da questo si può dedurre che si sta avvicinando a noi a circa 110 km al secondo. Da quando ho iniziato a leggere questo post, la galassia di Andromeda si è avvicinata a noi di 6.000 km. È grazie al lavoro di Doppler se oggi sappiamo che la galassia di Andromeda si scontrerà un giorno con la nostra tra circa 4,5 miliardi di anni, generando un'unica galassia ellittica gigante che gli astronomi chiamano informalmente Milcomeda, Milky Way più Andromeda. E pensare che tutto è partito da una sirena che si avvicina. Filippo, su Chi ha paura del buio del 25 maggio. Dancing with the Moon, Balkan Beatbox. I'm dancing with the moon. Bravi, bravi, bravi. Kichaman Chitrakar, Dum Maro Dum. E vi parlo della mia terra, il Salento, attraverso una citazione di un libro di Luigi Corvaglia, 1981, Finibus Terrae. Con l'inoltrarsi della primavera, l'allargamento del litorale smancava. La terra, riemergendo in semicerchio, estendeva la linea delle dune. Il mare delle zone più avanzate, isolato dalla sua gran fonte, fuori dal respiro delle maree, s'acquietava poco a poco nell'inerzia. L'azzurro sbiadiva in giallastro. Qualche pesciolino ritardatario, prigioniero della belletta, guizzava come folle per giorni, sino ad impantanarsi nel vischio e morirvi in lenta agonia. Linee irregolari di ciottolame frammisto con alghe, rami divelti e detriti entro un velo di seccume indicavano i perimetri delle inondazioni tra le quali aveva fluttuato il mare, avanzate o ritirate nella lotta fra gli elementi. Ora quei trofei dovattamenti flaccidi e di spugnosità marcivano. Nelle pozzanghere una superficie vitrea di gelatina si vellutava di muschi. Negli intervalli stagnava un liquido opale dalle trasparenze glauche. Colori, tenuità carezzevoli al primo sguardo, subito dopo ripugnanti. Immoto, morto. Di tanto in tanto esseri invisibili vi formavano delle marezzature. Un gorgoglio di rigurgiti montava dalla superficie, incalottandosi in bolle. Una, due, 10 iridescenze smeraldine s'avviavano. Navigavano vagamente intorno, addossate l'una all'altra, si fondevano insieme, scoppiavano e rendevano il fetore da cui erano nate. Una rete di salicornie districava gli articoli dal limo, recando per i rami una sprezza silicea che si pietrificava al sole. Più innanzi, dietro una siepe di giunchi, la terra tornava a scomparire. Uno stagno più ampio, ove l'acqua evaporava.
L'odor del fango risaliva grave di fermenti, or gradevole, or nauseabondo come carne in dissolvimento. Vi si intravedeva la prateria sommersa in fiore, alismi, alini, anemici, iridi dai fiori azzurro pallidi, graveolenti di latte marcio, sparsi sul verde molliccio delle putere. Tra una zona e l'altra si spalmava una levigatezza morbida di viscidume, ove migliaia di paludine strascinavano la loro casa, inargentando la via di iridescenze. Centinaia di lombrichi s'affacciavano dai fori. Si stendevano sul fango, si infoltivano e, gareggiando con delle forme esangui in processione, raggiungevano agli orli delle acque una catena di glutini. Poi, sommosso il natante di flaccide larve, spingevano altrove la cieca esplorazione. Più innanzi, un altro ritmo di vita. Da una miriade di esserini invisibili, sommersi nel limo, veniva un ansimare simile a schiuma che si disfacesse. Alla superficie forme strane strisciavano, saltavano, volteggiavano. Staffilini azzurri, girini, dermesti rossicci, formicolame di lucidezze bronze fosche, risalivano, ridiscendevano a guizzi in modo caotico. Succedevano improvvise immobilità, poi d'incanto si sommuoveva una fuga di clave, corna, fuscelli vivi che sprezzavano in alto nel sole, a tessere di scintille il ceruleo. La caldura, più afosa degli anni precedenti, prometteva un risveglio più grave della malaria. Kichaman Chitrakar, Dum Maro Dum. E ora Jakub Gurevich, Lovers in Paris. Piccolissima, deliziosa citazione da Dance, Dance, Dance di Murakami Haruki. Voglio sapere della preservazione della specie. Non mi fare la lezione di scienze. Voglio sapere del desiderio sessuale. Spiegami com'è. Immagina di essere un uccello, dissi, e che la cosa che più ti piace è volare nel cielo. Però per una serie di ragioni si può volare solo in certe occasioni. Che ne so, a causa del clima, della direzione del vento o della stagione, a volte si può volare e a volte no. E quando non puoi volare per molti giorni di seguito, hai questa energia in eccesso e ti senti nervosa, frustrata, ti arrabbi, non capisci perché non ti è permesso di volare. Puoi immaginare questa sensazione? Sì che la capisco, disse Yuki. È il modo in cui mi sento sempre.
allora è chiaro. Questo è il desiderio sessuale. Quando è stato che hai volato l'ultima volta? Voglio dire, prima che papà ti pagasse quella donna. Verso la fine del mese scorso, dissi. È stato bello. A noi. È sempre bello. Non sempre, dissi. Quando si incontrano due creature entrambe imperfette, non può andare sempre bene. A volte si rimane delusi. Si sta volando tutti contenti senza fare troppa attenzione e ad un tratto si va a sbattere contro un albero. Vogliamo un sacco di bene, a te e a tutti i gatti, quelli che ci sono e quelli che non ci sono più. Ciao pallina. E siamo arrivati alla fine. Gabbiani. Avvistiamo terra. Sigla di coda, Titania. Sono le 22:53 del 2 giugno 2021. Noi siamo Destinazione Altrove su RKO. E fra un po' si va a dormire. Ma lo sapete che dormire accanto al proprio partner riduce l'ansia e migliora il riposo? Dormire accanto alla persona amata, oltre che risultare piacevole, comporta anche benefici difficilmente pensabili. Come ha dimostrato uno studio effettuato su 698 adulti sposati o conviventi tra i 35 e gli 86 anni e condotto da Emre Selçuk, psicologo della Middle East Technical University di Ankara, in Turchia, insieme a collaboratori della Wayne State University di Detroit, USA, l'efficienza del sonno può essere migliorata dalla presenza del proprio partner durante il riposo. Selçuk l'ha misurata mediante un apposito strumento chiamato actigrafo durante il periodo di una settimana e le risposte dei partner a queste analisi hanno evidenziato una minore presenza di problemi nel sonno, resi possibili da livelli bassi di ansia, che a loro volta tendono anche a prevenire una eventuale depressione. Ciò sarebbe dovuto alla sicurezza percepita nei confronti del proprio partner, che permette di avere un maggiore senso di protezione, innalzando anche i livelli di ossitocina, un ormone fondamentale nella creazione dei legami affettivi e responsabile dei meccanismi che regolano la fiducia, l'affetto e l'amore, che a sua volta consente di ridurre la pressione sanguigna e di rallentare il battito cardiaco, incrementando il livello di rilassamento. Infatti, le persone che si sentono accudite tendono ad essere meno ansiose e depresse, con una relativa qualità del sonno maggiore della media. E udite, funziona anche con i gatti.
Il podcast di Destinazione Altrove, naturalmente su Spreaker, ma anche sulle maggiori piattaforme di podcasting e anche su YouTube. Dalla puntata 0 a questa che era la puntata 12, quindi le 13 puntate in cui siamo andati in onda. Ne faremo altre due e poi chiuderemo questa prima stagione di Destinazione Altrove, ospitati dalla magnifica RKO. Sempre alle 22, sempre su RKO. Alla prossima, ciao. RKO Radio.